È fin dall'inizio che ti dico che in questa Unit 20 ti avrei mostrato dei miei brani spiegandoti come sono stati costruiti. Cioè, prendendo dal CD My Sides alcuni brani contenuti o nella parte CD o nella parte DVD, voglio spiegarti un pochino, mentre te li suono, che cos'è che ho fatto e in che capitolo lo troverai. Magari ti dico, ecco, alla pagina X, ma capirai in che modo. Allora, partiamo da Gate 18. L'abbiamo già usato moltissime volte come esempio, ma questo non è una ripetizione, un modo di ripetermi perché non c'ho fantasia, è un modo di ripetermi perché altrimenti dovresti impararti tutta la mia discografia, ma no, prendiamo dei brani e da lì parti. Gate 18 quindi ha Drop D e inizia così. Niente di rilevante. Abbiamo la prima parte che fa questo. Okay. Di questo ne abbiamo già parlato. Doppio hammer-on con lo slide. Ok? Hammer-on, slide, percussione con gli armonici. Scusami, percussione. Tapping usando il plettro. Già questo credo possa essere un buon esercizio da fare. Non l'ho fatto bene, senti. Questa volta è venuto bene. Cioè, devono suonare le basse. Non deve essere ma. Tutte e tre suonano. Poi. E qui puoi sbizzarrirti a farlo. Che parte il tap e c'è il riff. Queste due cose le abbiamo già viste, no? Abbiamo detto. Questo l'abbiamo già visto nella unit relativa. Questo termina con il plettro dita che fa. E qui comincia il discorso di mettervi al plettro. Queste sono figure un po' latin, un po' no, no? Interessante perché staccatacan, vedi, doppio tapping con lo slide con un muting. Dopodiché si ricomincia, eccetera, si ripete, bla bla bla. Poi c'è la parte finale che è abbastanza interessante, che fa questo. Difficile, ma devi osservare questo. Ci spostiamo di posizione, questa è la parte di uno di quegli esercizi proprio per spostare le posizioni. Suonarlo meglio in piedi perché qui la chitarra si muove, no? E poi la scalata a petrodita. Vedi che già in questo Gate 18 che abbiamo usato per diversi esempi all'interno del manuale ci sono parecchi spunti che potrai utilizzare anche per la tua musica.